Benvenuti da Estetica Chiara. Nel mio centro mi occupo sia di estetica tradizionale che di estetica avanzata. Il massaggio bioterapeutico unisce manovre di decontrazione muscolare a manovre di rilassamento e allungamento, donando leggerezza e scioltezza. Raccontano molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso, che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato. Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Benvenuti da Estetica Chiara. Nel mio centro mi occupo sia di estetica tradizionale che di estetica avanzata. Sudatonic, ultima tecnologia uscita nel campo estetico, utilizza le fibre della radiofrequenza per drenare, tonificare ed ha una grande efficacia nella perdita del peso, totalmente rilassante ed efficace. Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Pillole Giuridiche realizzata in collaborazione con l'avvocata Paola Anna Lacorte, che è sempre con noi. Grazie. Buonasera. Avvocata. Allora, vi voglio ricordare che questa rubrica vi vuole informare innanzitutto su quali sono i vostri diritti e come difenderli con un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Oggi tratteremo un argomento molto interessante, perché parleremo del contratto di fideiussione e cercheremo di fare chiarezza su quali sono gli obblighi del garante e come possibile liberarsi da tale vincolo. Le banche, per rilasciare finanziamenti, mutui, affidamenti, richiedono sempre più garanzie, questo a prescindere che si tratti di un soggetto privato o di una impresa. Esperienza di tutti quanti che in mancanza di garanzie difficilmente gli istituti di credito concedono dei
finanziamenti. Addirittura hanno creato problemi a rilasciare finanziamenti anche in un periodo emergenziale per Covid-19 e in presenza di garanzia da parte dello Stato al 100%. Oggi ci concentreremo proprio sulle garanzie creditorie ed in particolare parleremo di uno specifico contratto di garanzia, il più diffuso da sempre, di quel contratto che molto spesso si sottoscrive con le banche per garantire parenti o amici. Parleremo del contratto di fideiussione e di tutta una serie di rilevanti questioni giuridiche che lo hanno messo sotto i riflettori e che dobbiamo necessariamente conoscere per poterci difendere. Innanzitutto vi consiglio dunque di riprendere i contratti di fideiussione che avete sottoscritto, di leggerli attentamente, verificare se sono effettivamente validi. Quindi oggi parleremo proprio di questo, di come, quando e perché bisogna richiedere la nullità di un contratto di fideiussione. Quindi, avvocata, innanzitutto, che cos'è il contratto di fideiussione e in che cosa consiste? Il contratto di fideiussione è un contratto di garanzia che viene stipulato da un soggetto diverso da quello che poi usufruirà del credito finanziario. È un contratto che viene stipulato e che vede praticamente tre figure, quindi il garante, che è il soggetto sottoscrittore del contratto di garanzia, il beneficiario, che è solitamente l'istituto di credito e la banca, che praticamente a favore del beneficiario viene concessa questa garanzia, e il soggetto garantito, che è il soggetto che ha fatto richiesta di un credito, di un finanziamento, di un affidamento in conto corrente nei confronti della banca. Questo è il tipico contratto di fideiussione che viene sottoscritto tra un utente tra un soggetto garante, appunto, per un soggetto diverso che poi usufruirà del credito. È molto diffuso questo tipo di contratto proprio perché la banca, grazie ad un'ulteriore garanzia, preferisce concedere credito, quindi con delle riserve sicuramente più certe. E la caratteristica di questo contratto è l'accessorietà, ovvero un contratto che viene sottoscritto che esiste finché esiste il contratto principale, che è ad esempio quello di mutuo o quello di affidamento bancario che viene sottoscritto dall'utente bancario con la banca stessa. E poi una cosa su cui bisogna prestare molto attenzione, non bisogna trascurare, che si tratta di un contratto di garanzia personale, cioè vuol dire che chi sottoscrive questo contratto, qualora il soggetto garantito non dovesse adempiere all'obbligazione che va ad assumere, il soggetto garante ne risponderà personalmente, ovvero con tutti i suoi beni. E questo non va sottovalutato, perché appunto è una garanzia personale, che si distingue da una garanzia reale perché pone e offre alla banca tutto, insomma, il proprio patrimonio nello stesso momento in cui lo sottoscrive. Avvocata, la Corte, ma quando interviene il garante fideiussore a coprire il debito? Nel momento in cui il soggetto garantito non provvede ad adempiere alle obbligazioni che ha assunto con la banca. E molti pensano che la banca, prima di rivolgersi al garante, debba necessariamente chiedere le somme al garantito, ovvero al sottoscrittore del contratto principale. In realtà non è così. La banca, nel momento in cui dovesse vedere l'inadempimento da parte del soggetto garantito, può immediatamente chiedere l'intervento al soggetto garante affinché provveda ad adempiere alle obbligazioni del soggetto garantito. Infatti molte persone pensano che sì, si sottoscrive questo contratto di garanzia, ma tanto prima di far valere la garanzia devono escutere il dovuto dal soggetto debitore. In realtà non è così, a meno che non si presta attenzione nello stesso momento in cui si sottoscrive un contratto di fideiussione e si prevede la dicitura con
beneficio di escussione. Con questa dicitura allora effettivamente la banca potrà rivolgere la richiesta di pagamento al garante solo ed esclusivamente dopo aver espletato tutta l'attività di recupero nei confronti del debitore principale. Però generalmente con beneficio di escussione non è previsto, bisogna richiederlo. Ma si può recedere o estinguere anticipatamente da un contratto di fideiussione? Anticipatamente è molto difficile, a meno che non si tratta di un contratto che presenta delle anomalie. Il contratto si estingue nello stesso momento in cui viene ad estinguersi il debito garantito. E per questo bisogna prestare particolare attenzione nel momento in cui si decide di offrirsi come garanti per parenti o ad amici, perché comunque un contratto di garanzia ci vincola finché il debito non viene completamente ad esaurirsi. E se davvero il fideiussore paga al posto del debitore contraente, come può ovviamente, cosa può fare per recuperare queste somme? Ovviamente il garante, una volta adempiuto al debito al posto del debitore, può richiedere le somme al debitore e chiedere appunto la restituzione di quanto pagato nel suo interesse e procedere secondo le normali vie di recupero di un credito. Sempre più spesso si sente parlare dell'invalidità dei contratti di fideiussione, ma si riferisce solo alla fideiussione omnibus di cui ci ha accennato senza la definizione di un importo limite oppure riguarda anche altre questioni? Allora, dal punto di vista del codice civile, noi abbiamo un contratto di fideiussione omnibus, ovvero un contratto che garantisce tutti i tipi di debiti presenti e futuri che il soggetto garantito può andare poi a sottoscrivere con la banca. Con un intervento legislativo del 92, questa indeterminatezza, quindi questa non previsione certa di che cosa si va a sottoscrivere, è stata ritenuta motivo di inefficacia del contratto di garanzia. Tant'è vero che nel 92 si è evidenziato la necessità che nei contratti di fideiussione venisse data una determinatezza di quello che è l'importo che si va a garantire. Quindi la determinatezza e la determinabilità sono delle indicazioni necessarie perché questo contratto possa avere una certa validità. Il problema, tra l'altro, che poi è stato affrontato e molto rilevante, oggigiorno se ne parla frequentemente, riguarda invece la non corrispondenza del contratto di fideiussione a quelle che sono le determinazioni indicate da un provvedimento definitivo emesso dalla Banca d'Italia a seguito di un accertamento legato al rispetto della normativa anticoncorrenziale. In particolare, Banca d'Italia nel 2005, con questo provvedimento, ha definito che uno schema utilizzato dall'Associazione di Banche Italiane, dall'ABI, dove praticamente fanno parte tutte le banche d'Italia, principali banche d'Italia, questo schema che era stato deliberato da parte dell'ABI presentava delle clausole che erano da ritenere assolutamente anticoncorrenziale. Banca d'Italia ha fatto questo tipo di provvedimento e ha definito in particolar modo tre clausole come clausole anticoncorrenziali che andavano quindi ad inficiare quelli che erano i contenuti del contratto in sé. E stiamo parlando della clausola che nello schema ABI, che veniva proposto alle banche da proporre ai loro sottoscrittori, sono la clausola numero 2, la clausola numero 6 e la clausola numero 8. In particolar modo nella prima clausola Banca d'Italia aveva rilevato che si stabiliva una rivivescenza del contratto anche qualora le somme praticamente che erano state versate dovessero poi essere restituite al debitore da parte della banca. In questo caso il contratto di garanzia, nonostante si fosse estinto, riprendeva a vivere.
Questa clausola è stata definita una clausola anticoncorrenziale. Poi c'era un'ulteriore clausola, la clausola numero 6, che prevedeva che tutti i soggetti che sottoscrivevano questo tipo di contratto di garanzia, anche qualora la banca non dovesse rispettare i termini di legge per riscutere la garanzia, quindi entro 6 mesi, con questa clausola la banca si lasciava libero il termine di 6 mesi, quindi poteva comunque, a prescindere da quel termine previsto dalla legge per chiedere l'intervento del garante, trascorsi quei 6 mesi, questa clausola diceva chiaramente che andava in deroga all'articolo 1957, quindi la banca si lasciava libero tutto il tempo, insomma, che voleva per poter poi chiedere al garante di intervenire. Anche questa clausola è stata dichiarata una clausola illegittima. E poi la clausola ulteriore è quella, la numero 8, con la quale praticamente si dice esplicitamente che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Questa l'ho voluta proprio leggere chiaramente per cercare di capire la gravità dei contenuti di questa clausola, che per fortuna, insomma, sono stati dichiarati illegittimi. Perché addirittura, qualora la posizione debitoria principale garantita dovesse cadere perché effettivamente il contratto che è stato fatto sottoscrivere al debitore garantito dovesse essere un contratto invalido, la banca dice che, a prescindere da quelle che sono le sorti del contratto principale, anche se invalido, io ho diritto a chiedere le somme da parte del garante. Siamo arrivati proprio a capire e a comprendere che queste clausole, che sono state ritenute illegittime, sono delle clausole particolarmente gravose a carico del soggetto garante. Per questo, quindi, con questo provvedimento, Banca d'Italia ne ha dichiarato l'illegittimità. L'illegittimità perché viola quella che è la normativa che regola la concorrenza sul mercato, una normativa vigente in Italia dal 1990 e che esiste per legame dell'Italia all'Unione Europea, quindi è di derivazione europea, quindi noi facciamo parte di un mercato unico che deve seguire determinate regole, per cui certe discipline, certe previsioni non possono essere assolutamente ritenute rispettose della concorrenza e soprattutto gravose per gli utenti che vanno a sottoscrivere certi contratti. Ed è giusto così. Senta, avvocata, chi è il giudice competente in materia di fideiussioni appunto nulle in violazione della normativa antitrust? L'azione diretta deve essere necessariamente rivolta e competente la sezione speciale del Tribunale di Impresa. È una sezione speciale quindi che andrà ad analizzare esattamente la validità dei contratti di fideiussione e un eventuale diritto al risarcimento del danno. E questa sezione speciale è divisa in più parti d'Italia, quindi abbiamo la sezione speciale del Tribunale di Milano, la sezione speciale del Tribunale di Roma e la sezione speciale del Tribunale di Napoli, quindi per le controversie che riguarderanno è competente Napoli per il sud, è competente Roma per il centro ed è competente Milano per il nord. È bene evidenziare che se anche all'interno dei fori è presente la sezione speciale del Tribunale dell'Impresa, come ad esempio a Perugia è presente la sezione speciale del Tribunale Imprese, ma non è comunque, si rischia una dichiarazione di incompetenza perché è competente per la valutazione del contratto di fideiussione è la sezione del Tribunale delle Imprese di Roma. La nullità delle fideiussioni redatte su schema ABI è assoluta, nel senso che travolge l'intero contratto relativa con conseguente conservazione dello stesso? Sì, ci sono state moltissime dichiarazioni
da parte sentenze e decisioni da parte dei tribunali speciali, in cui secondo alcuni tribunali si tratta di un'invalidità assoluta, ovvero un'invalidità che colpisce l'intero contratto. Secondo altri invece decadono semplicemente le tre clausole che abbiamo visto e del resto la garanzia rimane valida. Gli orientamenti sono diversi e sono numerosi. Ciò che bisogna comunque valutare è che anche in presenza di una sentenza che dichiara il contratto di fideiussione parzialmente valido, quindi annulla semplicemente la validità delle tre clausole, l'osservazione principale da fare è che, tenuto conto che una di quelle tre clausole che viene dichiarata invalida, molto probabilmente quella che dà la possibilità alla banca di richiedere l'intervento della garanzia entro oltre il termine dei 6 mesi, caducata questa clausola, ovviamente si verrà a perdere quella che è l'efficacia del contratto di fideiussione, perché comunque è sicuramente la garanzia nel termine dei 6 mesi che ritorna a prendere vita non sarà stata richiesta e quindi, seppure viene dichiarata l'invalidità parziale, poi verranno fatte ulteriori valutazioni per verificarne effettivamente ancora la validità. Quindi le conclusioni della puntata odierna? Siamo in un ambito molto delicato. Delicatissimo? Sì, e molti soggetti si sono visti e sono stati chiamati a sottoscrivere dei contratti ancora, insomma, di recente, che presentano questo tipo di clausole, seppur numerate in maniera diversa. È necessario prestare attenzione perché comunque essere garante vuol dire impegnarsi a garantire un credito a livello personale. Bisogna leggere attentamente questi contratti ed è vero che questi contratti intervengono nel momento in cui vi è l'inadempimento da parte del soggetto garantito, ma non bisogna trascurare che nello stesso momento in cui intervengono noi dobbiamo rispondere personalmente con tutto il nostro patrimonio. È fondamentale quindi prestare attenzione e se siamo comunque stati coinvolti in un pignoramento a causa di una garanzia che abbiamo prestato, non trascuriamo la possibilità di valutare se effettivamente l'atto posto a fondamento del decreto ingiuntivo o del pignoramento è un atto valido. Se si tratta di una fideiussione omnibus, quindi io consiglio sempre di fare una valutazione a 360 gradi della possibilità, insomma, di verificarne effettivamente la validità e procedere quindi affinché venga dichiarata la nullità. Solo così facendo effettivamente cade quello che è l'obbligo assunto con una garanzia che fondamentalmente non c'ha ragione di esistere perché non rispetta le regole. Quindi state molto sempre attenti a cosa andate a sottoscrivere e rivendicate ovviamente sempre i vostri diritti, come ve lo ricorda sempre la nostra rubrica Pillole Giuridiche. Se avete dei quesiti da porre potete scrivere a pgiuridiche@gmail.com. Io ringrazio la nostra bravissima avvocata del Foro di Perugia, Paola Anna Lacorte. Grazie a voi carissimi telespettatori e alla prossima con Pillole. Non mancate. Il programma è presentato da Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare? O quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute
che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. Benvenuti da Estetica Chiara. Nel mio centro mi occupo sia di estetica tradizionale che di estetica avanzata. Trattamento viso Skin Elements si rivolge a qualsiasi tipologia di pelle e qualsiasi età, perché grazie all'utilizzo di sieri come aria, acqua, terra e fuoco, miscelabili fra di loro, permette all'estetista di personalizzare il trattamento in base alla problematica. Durante il trattamento vengono eseguite manovre di digitopressione che stimolano di riflesso gli organi interni, donando beneficio e rilassamento. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza, ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza.